Oh. Allora, andiamo a fare la story quest, però prima giriamo al volo. Allora, la mappa qua si è ovviamente aperta. È solo sto pezzo qui? Solo sto pezzo qui. Ah, quindi stiamo andando sempre più vicino a Liu. E va direttamente da qui. E qui praticamente, quindi sì, ok. Allora, come vedete ho Furina. Avreste, spero abbiate visto il video in cui pullavo lei, come soffrivo abbastanza dal fatto che tutti i wish che ho praticamente l'ha bruciati tutti. Cioè, in realtà non tutti. Tipo, me ne ha bruciati 72 di quelli che avevo, più tutti quelli che ho ottenuto tramite coso. E a sto punto penso di non pullare per la spada, anche se sarebbe comoda. Sono sicuro che ci sarà ovviamente un altro tipo di arma da dargli. Però no, io c'ho il terreno. Che fa crit damage, però aumenta. C'ha gli stessi effetti di qualsiasi arma di Fontaine, praticamente, sugli HP che si riducono o si rimettono, se li recupera. E però aumenta gli HP massimi per far scalare di più la cosa. L'ho provata un pelo camminando, eccetera, eccetera, facendo le missioni secondarie. Magari mi metto un party. Ti veramente assorbe HP e neanche te ne accorgi. Bisogna per forza avere un secondo team. Un secondo. Un secondo healer del gruppo. Perché altrimenti veramente ti assorbe tutti gli HP e neanche ve ne accorgete. Gli accessori non lo so. Io penso. Gli artefatti non lo so. Io penso di mettergli o la Golden Troop oppure quell'altra. Quello. Questo. Perché non sarebbe male come idea. Però. Sì, no, non lo so. Oppure questo. Anche questo sarebbe male. Perché si attiva a prescindere se sta fuori o no. Chi lo sa. Vado alla fontana e andiamo a fare la missione principale. Fontana che penso di poter potenziare 3 volte adesso. Perché c'ho 93. Fermo sul posto. Yes. So neanche che cosa, che talento. Io devo, adesso sono da zero praticamente. Ah, quindi c'è un altro. Presumo, tra l'altro, non ho neanche guardato in effetti gli achievement, eccetera, eccetera. Devo anche controllare quello che dicono i personaggi vecchi. In realtà mi è arrivato un trofeo, ma non ho capito che cazzo mi è arrivato. Quando sono entrato, stavo a fare wish, mi è arrivato un trofeo, però non so. Forse ha a che fare con questo qua, perché ce l'ho al massimo. E non mi era arrivato prima, quindi forse l'hanno implementato adesso. Mort Region, Enrir Forest, Teleport, Shrine, 2 Shrine, ok, 3 Sili, però penso probabilmente ce ne saranno di più, 40 chest, Meet Mysterious Farinerines e finisci in Arzisken. Nel Shissen. Mi chiedo se parleranno di Focalors. No. Ma almeno lui no. Che sta fatto? Tanto sono tutti leggendari. No. Allora, però, aspetta. Può essere anche che hanno fatto la genialata e hanno fatto sì che non si sblocchino finché non fai la missione. Sono capaci, eh. Per il momento no. L'unica che ci ha parlato di lei è stata di lei. Parusanna, Ida, Baladir, no. Quindi Nisba, devo andare avanti. Deluge. Ah, che fale, tocca sempre aspettare. A sto punto sapete che faccio? Vado ad aprirmi la mappa. Ok, vediamo la mappa. Those who noble of hearts.
Wait, what? Ah, c'è un'altra anche lì. Adesso ci andiamo. Quindi questa è solo Fart Charybdis. Sul serio? Sul serio? Sul serio si chiama Charybdis? Charybdis. Che non sa cosa è chi è Charybdis. Allora, nella mitologia greca, Charybdis è la sorella, o meglio, un altro mostro simile a Scilla, dove Scilla era questa. Praticamente si rappresentava come una giovane fanciulla e sotto di lei praticamente c'erano tutti questi mostri tentacolosi con la testa, eccetera, eccetera. Charybdis invece era praticamente un mostro gigantesco che quando apriva la bocca sott'acqua creava dei mulinelli che ingoiava qualsiasi cosa. Erano entrambe ninfe delle acque che sono state entrambe figlie di Poseidone. E praticamente Charybdis è stata maledetta perché ha mangiato un'intera mucca, mi pare, una vacca di qualcuno. E Scilla invece mi pare sia stata maledetta da, non ricordo chi. Però in quello che ci interessa è in Genshi, Scilla era un drago. Scilla era un antico drago che c'era ai tempi di Nemuria. Quindi il fatto che ci sia un forte chiamato Charybdis è interessante. Forse questo forte ingoia qualsiasi persona ci entri dentro, non esce più, una cosa del genere. Non guardarlo, non guardare, non guardare l'Hydroculus, non lo guardare, non lo guardare, non lo guardare. Non guardarlo, non ho anche visto se ci sono dei tipi di animali, non credo. Magari l'esplorazione vera e propria. Oh, è anche arrivato il trofeo. Oh, guarda che bella grossa sta mappa, eh. Sembrava piccola, invece suona delle regioni. Guarda, è tutto al 100 qua. Yes. Sì, però dobbiamo aspettare che arriva un tot di orario. Ma dove dobbiamo andare per farlo questa cosa? Ok. Vediamo la mappa. Those who noble of hearts. Wait, what? Ah, c'è un'altra anche lì. Adesso ci andiamo. Quindi questa è solo Fart Charybdis. Sul serio? Sul serio? Sul serio si chiama Charybdis? Charybdis. Che non sa cosa è chi è Charybdis. Allora, nella mitologia greca, Charybdis è la sorella, o meglio, un altro mostro simile a Scilla, dove Scilla era questa. Praticamente si rappresentava come una giovane fanciulla e sotto di lei praticamente c'erano tutti questi mostri tentacolosi con la testa, eccetera, eccetera. Charybdis invece era praticamente un mostro gigantesco che quando apriva la bocca sott'acqua creava dei mulinelli che ingoiava qualsiasi cosa. Erano entrambe ninfe delle acque che sono state entrambe figlie di Poseidone. E praticamente Charybdis è stata maledetta perché ha mangiato un'intera mucca, mi pare, una vacca di qualcuno. E Scilla invece mi pare sia stata maledetta da, non ricordo chi. Però in quello che ci interessa è in Genshi, Scilla era un drago. Scilla era un antico drago che c'era ai tempi di Nemuria. Quindi il fatto che ci sia un forte chiamato Charybdis è interessante. Forse questo forte ingoia qualsiasi persona ci entri dentro, non esce più, una cosa del genere. Non guardarlo, non guardare, non guardare l'Hydroculus, non lo guardare, non lo guardare, non lo guardare. Non guardarlo, non ho anche visto se ci sono dei tipi di animali, non credo. Magari l'esplorazione vera e propria. Oh, è anche arrivato il trofeo. Oh, guarda che bella grossa sta mappa, eh. Sembrava piccola, invece suona delle regioni. Guarda, è tutto al 100 qua. Yes. Sì, però dobbiamo aspettare che arriva un tot di orario. Ma dove dobbiamo andare per farlo questa cosa? E penso che siamo l'ultimo pezzo. Se questa è l'ultima regione, in teoria dovremmo arrivare a livello massimo. Presumo. Cioè, o questo è l'ultimo pezzo proprio della mappa. Qua dove si collega? A Mostad? Questa è la camera nostra, sì, era la nostra stanza.
Ah, il giorno in cui ce ne andiamo. Ah, che bello, quindi succede il finimondo il giorno stesso in cui ce ne andiamo. Tanto per cambiare. Masquerade of the Guild. Chissà se sarà l'unica quest. No, sì, è l'unica quest, sappiamo. Quindi è bella lunga, credo. Dio, mi toccherà fare 60 parti. A me mi dispiace fare le parti, raga, ma purtroppo la console non mi permette di registrare più di 60 minuti. E ho di editare più di 70 minuti in video da 60 minuti. Purtroppo. Questo è il limite che ho con questa console. Non ho un computer, purtroppo, da poter farlo. Beh, se ne andiamo, ciao. Minchia, iniziamo subito? Vale. Andiamo a chiedere al Duke. Vabbè. Andiamo a chiedere al Duke. Vabbè, la prima cosa che fa. Andiamo a chiedere al Duke, sì, certo. Ti dirà, so cazzi. Tanto ci dirà come minimo il tappo sta chi se sta a togliere, ma va. Cioè, pure prima il tappo se stava a togliere. Pure l'uviletta, tra l'altro, è strano che non abbia pensato a una cosa più... a una soluzione più resistente o più, diciamo, più permanente che... semplicemente metterci un tappo per la pezza. Tutto a posto? Sua sta grazia. Non è originato da sott'acqua praticamente. È dalla superficie. Il sigillo delle nuvolette? Sì, il problema è che penso che sia succede qualcosa di simile. Come spiegarvelo? Oddio, come si chiama? Come si chiama quella cosa? Tensione di superficie? No, che praticamente tappi il buco che c'è sta e si crea un altro buco da un'altra parte perché la pressione va da un'altra parte. Lei non è neanche lei è stata annunciata. Penso uscirà con Clorinda, presumo. In effetti è strano che sia uscita prima Shiruse che lei. Forse lei perché stanno cercando di aggiustare il suo gameplay. Oh mio Dio, sono le sue ali, non è un fiocco. Sono le sue alucce, non è un fiocco quello. Mo' l'ho notato bene. Te la tua pistola a dardi. C'ha da fare. Ripeto però, mi sembra strano che comunque Nuvilette non abbia pensato a una soluzione più cioè è un po' posticcia, però se la nostra teoria che tutti ce l'abbiamo, è chiaro che Nuvilette non abbia il 100% di tutto ciò. Beh, è normale che non abbia il 100%, se avesse il 100% della potenza di quando fosse di quando era un drago normale, era un drago, non sarebbe neanche umano. Beh, si noterebbe subito, sarebbe lui l'arconte. La teoria è che lui prenderà la gnosis di Furina per un periodo temporaneo e poi lo molla a cosa. Anche perché Twitter ci ha inculato a tutti, perché prima ha postato cosa con scritto Gnosis e poi ha postato Furina, un'altra cosa di Furina, dove specifica una cosa dice. Raga, insomma, la mia teoria iniziale che ho detto che Furina in realtà c'ha due parti, c'ha due metà, è vera secondo me. Che è successo? Come c'è stata tutta questa gente in giro?
Ma che cazzo è successo? Mamma, se piangerò tantissimo. Spero di non dover andare a parte che non ci sta l'acqua. Manca l'acqua da me. Da me manca o l'acqua o manca l'elettricità. O manca qualcosa. Salta sempre in continuazione. C'è qualcosa che non va. Madonna, quanto cazzo è alto. Ah, gli diciamo dei sogni. Ammassi quello. Non può essere accaduto in semplice acque, ma in qualcosa simile al mare primordiale. Una balena di quella grandezza e forma non può essere trovata nell'acqua di Teyvat, tuttavia, quindi possiamo assumere che Child è in questo momento immerso nell'acqua nel mare primordiale. Vabbè, ma tanto c'ha la delusion. Non è De Fontaine, non si proverà, però comunque. Cioè, devi vedere qualcosa? Che cos'era quel tremore che abbiamo sentito? Da Poisson. Navia! L'acqua si è alzata solo per un pelo di rito. Tutto non è normale. Sei legato. Ci pensiamo noi. Speriamo non crepa. Non dovrebbe crepare. C'è sta regola. Allora, l'unico gioco che veramente ha rotto questa regola del personaggio che crepa non ti viene dato nel gioco è Coso, è Nick. Raga, seguo Nick per la storia. Mi piace tanto la storia a me, veramente. Non so se mi credete bene o se no non mi interessa. È che c'è stato un personaggio specialmente più recente adesso che praticamente, tecnicamente, è morto. Ora, ovviamente c'è la possibilità che si rigiochino sta cosa in maniera del tipo no, non è morto in realtà, ma sta un'altra cosa, però. Ma hai rotto sto cardine assurdo del gioco, quindi. Mo' vediamo. No, perché sono curioso su quel personaggio di Nick, perché al momento sto aspettando che qualcuno posti la seconda parte di quella storia. Questi pure, questi, scusate, c'è una profezia di l'acqua che sale e vi affoga. Voi siete letteralmente in una zona piccola, una grotta sottomarina praticamente, che al primo segno di allagamento voi siete tutti fottuti. Dove dobbiamo atterrare? Ah, qui giù. Ok. Merda. Non sei tutti dissolti? No, non. Dio, perché cuore è che c'hai? Perché è andata in tensione il mio cuore? Non lo so, ho cominciato a andare in tachicardia come al solito. Sì, l'ha beccato in piena. Non l'hanno fatto in tempo. Ok, quelli dell'organizzazione ci sono, quindi forse Navia è ancora viva. La bambina! もうちょっと頑張ってすぐに救助が
hanno bisogno di aiuti seri. È ironico, cioè è incredibilmente strano che da qua ci cioè, abbiamo avuto un'alluvione in Italia e c'è stata l'alluvione qui nel gioco. Però Navia lo sapeva che sarebbe successa una cosa del genere, però Cristo. No. Dalla sua faccia non si direbbe. L'acqua è salita, causando. Sono scomparse delle persone. Boss! 南東方面の建物のそばに負傷した住民がいました。すでに安全エリアに。ああ、la gamba rotta piuttosto scosso. Se l'acqua risale ha cercato di salire sulla. Ok, è scappato sul coso, ma intanto spostali, tesoro. Dammi retta, spostali per il momento. Abbiamo sentito un forte rumore. A un certo punto tutti pensavano sarebbe esploso qualche cosa nelle gallerie sott'acqua, ma l'acqua ha cominciato a entrare dappertutto. Sembrava strano, aveva il colore unico del mare primordiale. Prima che qualcuno si siano realizzati, sono scomparsi. Sono sciolti. Dovete andarvene da qui. È troppo pericoloso. Senti, Navia, ti voglio bene, però è troppo pericoloso qui. Dobbiamo sparire. Io spero più che altro che però. Spero che più che altro gestiscano sta storia del tipo sono scomparsi, punto, non li puoi far più tornare indietro. Perché se si inventano una cosa che possono far invertire il flusso e fa tornare indietro le persone scomparse, no. Perché non avrebbe proprio senso, scusatemi. Sarebbe proprio, cioè, di cattivo gusto, secondo me. Cioè, devi dare, dai il senso alla tragedia, diciamo. Wey! Sono scomparsi due assistenti! No, hanno preso, ha perso i due assistenti, poracci! Poraccia, erano due come da famiglia per lei, specialmente Meleus. Mi darei un abbraccio come scusa. The Gulls of Once Wept. Wait, the girls, che significava in inglese? Ah, qualcosa come la. No, la diga è la dam. Non c'ho voglia di. Poraccia, ha perso tutti. Non è rimasto più nessuno. Melus stava qua da quando c'è stava il padre, Silver pure, mi pare. Praticamente gli ha fatto da. Come si dice? Caretaker? No, badante, ma. Non mi ricordo. Mo' non mi ricordo come si chiama. Vabbè, l'ha cresciuta quando, dopo che. Cioè, gli ha dato una mano finché. Quando era giovane, da ragazzina, dopo la morte del padre. Che tra l'altro, questa cosa della morte del padre è tipo successo poco, eh. Tipo 3 anni fa, 4 anni fa, non mi ricordo. Paimon, porco Giuda! No, a me non mi piace che Paimon la facciano così stupida comunque, che non riesce a capire la situazione. Poverina. E abbracciala, Cristo, dagli una spalla, porca puttana. Paimon, non puoi essere così. Madonna, mi dà fastidio, no, mi dà fastidio, ragazzi, veramente.
Cioè, Paimon la rendono un deficiente. La rendono un deficiente. Quando capisce le cose, Paimon. Ma la rendono deficiente. No, mi dà un fastidio che. Che facciamo? Adesso,雨上がりは何もかもが綺麗に見えますね。それは墓でさえも同じこと。ボスの墓前だと。そうだな。この景色。誰だってそうでしょ。パパに会いに来るときはいつも何か持って。ええ。ご安心。しかし今から墓を買おうと。その必要はありませんよ。 お嬢様の許可をいただけるのであれば。にちえ、quando muore vuole essere seppellito insieme a suo padre. Porca troia. Paimon, a volte la migliore è stare zitti. Per favore. Perché veramente in questa Paimon ha superato livelli di stupidità assurdi. Perché per carità di Dio deve fare le veci del protagonista, perché il protagonista parla quasi mai. Però dai. Nessun sacrificio è veramente necessario. Non sono prezzi per qualcuno, per salvare qualcuno, sono eroe. Cazzo ci fai tu qui? Non mi far salire la rabbia. Mi sta aiutando. Mi dispiace, probabilmente è veramente così che lei sta aiutando a cose così, ma io non mi fido di lei per niente. Ma non perché semplicemente è un fatui, ma proprio il personaggio. Un'altra ship che adorerà internet, guarda. I fatui gli hanno aiutati. Ma tu vai in giro così vestita, ma manca una giacca. Io mi immagino che ci abbia una bella giacca in realtà con questo vestito, questo talier. Non lo so perché, ma ce la vedo una bella giacca o nera oppure più di un colore abbastanza scuro. Magari rosso. Con la profezia, come ho già detto, solo la profezia e tendo a prevenirla. E dopo? Fai a pugnalare qualcuno alle spalle per prendere il Gnosis. Beh, sarebbe ironico se conoscesse il padre di lei. Quanto ci avrà? 30 anni lei? Arlecchino? Sui 30. Cioè, fisicamente intendo, perché penso. Non so, credo sia neanche umana. Molti dicono che in realtà non è umana. L'acqua è la vita delle persone di Fontaine. Ma significa anche disastro. Ecco perché sto andando allo tè buffet. Ho ancora da fare alcune cose che i bambini che hanno bisogno di mia attenzione. Un'ultima cosa. Ce l'ha con noi.
それも巧妙かつ便利な会話術だ。必要な時には使うが、旅人。いずれ共に手を組む。Ricordati che ho detto che avremmo lavorato insieme se ne avessimo avuto una chance. Abbiamo entrambi questo problema del mare primordiale. Ovviamente. Prima il cancello, o meglio il tappo che sta alla fortezza. E adesso i livelli dell'acqua a posto non sono entrambi segnali. Quindi è tempo di una gioiosa cooperazione. No, ti prego, no. Quanto sono sicuro che è una traduzione? L'ultimo intel dell'House of Hearts, sì. Dimmi. Uno dei bambini. Io penso che lei intenda bambini qualsiasi agente, praticamente, perché per lei penso siano tutti bambini. Ha scoperto delle rovine vicino a Poisson. Sono antichissime, a quanto pare siano molto antiche e forse sarebbero il caso di investigarle. Del datagio delle rovine potrebbero essere relativa alla profezia e alla prossima e alla crisi che sta arrivando. Ecco perché stavano a Poisson. Mica per fa cosa. Avrei voluto portare i bambini, ma purtroppo Linè, Linette e Freminette sono stati tutti mandati in altri punti per aiutare i cosi. Ma io non ti credo che è solo Linè, Linette e Freminette qua. Ma che cazzo stai dicendo? Ho detto che al di fuori della casa sei la persona in cui credono di più, che pongono la loro fiducia verso di te. Questo ti voglio dare questo di cosa. Però da notare una cosa. La sua visione sembra più scura. House of Hearts deva member o tagai ni kazoku to yondeiru. Shikashi Linè. I membri della Casa del Focolare vedono gli altri membri tra di loro come famiglia. Ma Linè, Linette e Freminette dicono che ti vedono anche come famiglia. Anche te che non sei della casa. Non mi fido. Non me ne frega niente. Come vuoi venire con noi? Tesoro, se cadi nell'acqua siamo sfacciati. Non mi puoi. Questa si cercherà di sacrificare. Se questa muore nell'acqua e poi viene resuscitata miracolosamente, mi incazzo. Perché, allora, ma secondo voi però, secondo voi, a livello di per sé, secondo voi, sciogliersi nell'acqua, che mo vabbè, equivale a morire? Secondo me non equivale a morire per forza, ma potrebbe significare in realtà unirsi a... a qualche tipo di, come si chiama, di qualche coso collettivo. Non so come spiegarvelo. A un qualche tipo di hive mind collettivo. In realtà non ho farmato per niente in questa zona, quindi in questo momento, quindi dove sono le queste rovine? Stiamo andando alla torre, non è così? Stiamo andando alla torre. Quindi, non lo so. Secondo me in realtà le acque del primordiale non sono semplici. Non è semplice acqua che dissolve. Non è che muori, ma semplicemente torni a essa. Sei da lì che viene originata tutta la vita. Che tra l'altro, quando ho fatto il video... Mi sono dimenticato di controllare un attimo i personaggi. Quando ho fatto il video su... sui personaggi e... quello che i personaggi che mancano nelle altre regioni, specialmente Mostad. Io mi sono dimenticato di dire una cosa riguardante Mostad. Mostad non c'è un personaggio di Dendro al momento. Tutti gli altri almeno uno ce l'hanno. Baiju c'è sta Baiju. Io dico Baiju, ma in realtà è Baiju, credo. Baiju e Yao Yao in Liu. C'è Kirara in Azuma. Mostad non ce l'ha. Quindi se mai facessero Nymph sarebbe lei probabilmente. Catalyst user di Dendro, un altro. E come ce ne stanno pochi. Ah, è proprio un domain. Ma sembra un palazzo qualunque.
Possiamo mettergli una tuta a lei, magari una muta, qualche cosa. Ma mica ci faranno usare Navia, spero. Ma no. Ci faranno usare Navia per dirci, guarda com'è. Ma sarà difficile che Navia prenda... Cioè, Navia è bella perché è bello il personaggio. Il problema è che il Gio non è... è l'elemento peggiore al momento, purtroppo. Mi dispiace per chi gli piace come elemento, ma è veramente... Ha bisogno o di un rework o di un aggiornamento di qualche tipo. Perché il Crystallize non è una reazione che veramente puoi usare per far qualcosa, veramente. Non fa neanche danni la Crystallize, è quello il problema. Se facesse dei danni pure pure, ma... Ah, non ci posso pure andare. Vabbè. Se facesse danni pure pure, ma la Crystallize non fa neanche danni. Wait. What? Che cos'è quell'altro per terra? Ah, un altro Yorushir con l'arco. Allo? Oh, scusatemi. Sbagliato. Ho sbagliato due volte. È difficile ricordarsi ogni volta a memoria. A ricordarsi sempre di tutte le cose. Qua crollerà il pavimento. Oh. Cazzo, non avevo manco visto. Scusatemi. Pensa, se andavo dritto manca pure la chest. No, allora, comunque no. Penso che lascerò perdere per il momento l'arma di coso, l'arma di Furina, e andrò avanti. Cioè, fermerò un po' di punti. Ma vediamo, verso fine della fine di sta parte della patch, vediamo che fai. Devo finire ancora di potenziare quest'arma, perché è veramente difficile trovare i materiali per farlo. Ora vediamo se verso la fine della patch ho buone speranze. Sì, se no sti cacchi. Non è così necessaria secondo me questa botta all'arma, eh. Anche perché per lo più non credo sia una DPS della Madonna Furina. Penso sia più un supporto d'attacco. Ah, c'è acqua primordiale. Che scena! Quindi questa è acqua primordiale. Sei una pirla. Ci stanno fanno... Allora, è chiaro che sto pezzo serve semplicemente per tirare l'hype su di lei. Guarda che scena, sembra il cielo, il cielo. Oh mio Dio, per questo dice il dottore che il cielo è falso? Le stelle sono false, perché forse è il contrario, il mondo è al contrario. Che l'abisso in realtà sia il cielo e quello che ci abbiamo davanti sopra di noi è la terra, una cosa del genere. No, vabbè, non può essere una cazzata del genere. Presumo sia morto istantaneo se cado nell'acqua, giusto? Vediamo se troviamo qualche documento. Carota. Guardalo. Non è che si vede molto in realtà, però vabbè, c'è il riflesso della TV. Queste non sono le porte del lordo. Quella non vedo l'ora di farla, di vederla quella quest. Si aspetta il climax di sta quest secondaria da un botto. Che poi sono quest canoniche, eh. Fanno parte della storia.
Wait, what? Quello non stava sott'acqua da una parte, non c'era una cosa simile, non è uno specchio quello. Cosa mi dice che qua crollerà tutto? Ecco la scena della nave che cade. Ma mandala prima a lei, no! Mandala avanti! Ma non queste scene quando... Oh, eccola.